Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche in pieno agosto. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, anche se continuano un po' i setting più informali. Infatti, in realtà, siamo ancora durante la pausa estiva del canale, ma ho deciso comunque di non abbandonare la creazione di contenuti, perché secondo me ha senso fare un attimo il punto della situazione per quanto riguarda gli sconti su Nintendo Switch. Infatti, come possiamo vedere, sulla pagina principale dell'eShop è partita una nuova campagna sconti, saldi estiva, nominata da Nintendo Saldi Sfide Multiplayer, dove sembrerebbero esserci in sconto sempre gli stessi titoli, ma oggi andremo proprio a rovistare per bene all'interno dell'eShop per vedere quali sono i giochi più meritevoli di essere acquistati entro il 14 agosto, data in cui finirà questa campagna sconti. Ora, navigare sull'eShop sia da console che da browser è un vero inferno e per questo oggi sfrutteremo nuovamente il potere di Deco Deals, che è una piattaforma perfetta per scovare le migliori offerte su Nintendo Switch. Ve ne ho già parlato, ma tranquilli, anche oggi vi spiegherò quali sono le potenzialità di questa piattaforma e come al solito vi dirò quali secondo me sono i titoli più meritevoli di essere provati, quali potrebbero essere perfetti per essere portati sotto l'ombrellone durante la settimana di Ferragosto, nella speranza che almeno voi riusciate a riposarvi durante questa estate infernale. Ma come al solito parte del lavoro spetta anche a voi, perché vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i giochi che magari mi sono dimenticato, magari proprio non ho notato, ma che secondo voi meritano di essere presi soprattutto in sconto. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione, io sto morendo di caldo, iniziamo! Innanzitutto, perché utilizzare Deco Deals? Beh, Deco Deals è una piattaforma utilissima in realtà, perché permette di fare tutto quello che non si può fare tramite eShop, cioè sostanzialmente creare delle liste personalizzate per quanto riguarda i titoli presenti all'interno dello shop digitale di Nintendo Switch, organizzarli in delle liste, fare una wishlist che ha un senso, ricevere delle notifiche funzionanti e funzionali, ma soprattutto confrontare lo storico dei prezzi per rendersi conto se effettivamente il prezzo a cui è disponibile un determinato prodotto è conveniente rispetto agli sconti precedenti, che guardate non è una cosa assolutamente da sottovalutare. In questo caso noi siamo nella sezione Hottest Deals, ovvero quelli che secondo Deco Deals sono gli affari migliori del momento, e andremo a rovistare pagina per pagina tutti quelli che catturano la mia attenzione, e intanto vi farò vedere anche alcune funzioni avanzate di Deco Deals che secondo me sono fantastiche. Detto questo, si parte subito dalla pagina numero 1 di 36, magari non ce le vedremo tutte quante 36 o comunque vi grazierò con dettagli di montaggio, e si parte subito in prima pagina, prima posizione, BioShock The Collection, e questa Poracci a 9,99 è un vero affare. In realtà ve ne ho parlato più volte di questa raccolta, che include tutti e tre i BioShock originali rimasterizzati, quindi portati in teoria in alta definizione, anche se su Switch non so quanto si possa parlare di alta definizione, però qui possiamo già notare la prima utilissima funzione di Deco Deals, che è quella che indica la convenienza effettiva del prezzo, cioè non fa vedere soltanto quanto è scontato in percentuale, in questo caso a 9,99 è scontato dell'80%, ma fa vedere anche che è il lowest price ever, ovvero è il prezzo più basso di sempre. Quindi se noi andiamo a cliccare sulla scheda prodotto ci renderemo conto in effetti che a un prezzo così basso il gioco non è mai arrivata, la collection non è mai arrivata, e quindi se avete temporeggiato fino all'ultimo, indecisi se comprarlo o meno, beh, questo qua è il momento perfetto, perché ragazzi, il prezzo in assoluto sotto i 10 euro secondo me comunque è sempre una buona cosa, ma in più dovete pensare che con questa collection avete tre titoli belli corposi anche, diciamo il rapporto qualità-prezzo è ottimo, ma anche quantità-prezzo lo è ancora di più. Certo, giocare gli FPS su Nintendo Switch magari non è il massimo della comunità, ma da uno che si è giocato sia Doom Eternal che Doom nel 2016 senza eccessivi problemi, vi straconsiglio la trilogia di BioShock, se non altro perché il primo capitolo rimane un capolavoro, il secondo rimane un bel gioco,
mentre il terzo rimane una bella esperienza, diciamo così. Andiamo avanti. Poi appunto ci sono sempre i soliti nomi noti come Bowser's Fury a 39,99, che non è questo grandissimo scontone, però se effettivamente non siete patiti delle edizioni fisiche e ancora non avete giocato questo gioco fantastico, che tra l'altro include anche l'espansione Bowser's Fury, recuperatelo assolutamente. Ma il senso di questi video è più che altro andare appunto ad evidenziare dei nomi che magari sfuggono al grande pubblico, ai grandi poracci, e quindi è ovvio che nomi first party come Super Mario, magari Zelda o gli altri titoli Nintendo in sconto li ignorerò e passerò avanti direttamente. Cat Quest 2 non sottovalutatelo, perché è un gioco estremamente semplice, però è carino, è divertente, costa pochissimo e potrebbe essere il gioco perfetto per quel discorso che diciamo prima, cioè rilassarsi sotto l'ombrellone. Ed è un action RPG che è stato recepito abbastanza positivamente dalla critica, dove i difetti venivano appunto evidenziati come l'eccessiva facilità, e ne approfitto per farvi vedere un'altra caratteristica molto interessante di Deco Deals, che sostanzialmente sulla scheda dettagli del prodotto fa vedere delle informazioni utilissime. Per esempio qua fa vedere la media complessiva su Metacritic per il voto, per farsi un'idea così a primo impatto se effettivamente è un gioco che è stato recepito positivamente o negativamente la critica. Ma secondo me è ancora più interessante, soprattutto se avete intenzione di non impegnarvi eccessivamente con un videogioco, è la scheda How Long to Beat, ovvero quanto ci si impiega a portare a termine il gioco, e lo divide tra l'altro con storia principale più extra, oppure se si sceglie un approccio da completisti. In questo caso il gioco parte da un minimo di 7 ore e mezza in media per portarlo a termine, fino a 13 ore, che è una durata degna, diciamo, per completarlo al 100%. Per 3,74 euro, prezzo più basso di sempre, se vi piacciono gli action RPG, GDR, perché no? Tra l'altro ieri è stata la giornata mondiale del gatto, qualcosa del genere. Se siete rimasti sotto a Stray, beh, continuate con l'ondata gattara con Cat Quest 2. Lego City Undercover è uno di quei giochi che vi consiglio in continuazione, e lo faccio anche questa volta, soprattutto perché anche questo è il prezzo più basso di sempre, 11,99€, un ottimo clone scansionato di Grand Theft Auto, ottimizzato maluccio per la Switch, le sezioni open world diciamo che non vanno a un frame rate entusiasmante, mettiamola così, però anche la Trilogy Definitive Edition non è che The Definitive The Collection, non è che sia proprio questo campione di ottimizzazione. Questo è un gioco fresco, simpatico, divertente e anche più complesso di quello che pensavo, tanto che se volete fare completisti, arrivate addirittura a 50 ore complessive di gameplay. Io mi ci sono divertito molto, ve lo consiglio. Poi abbiamo Inside, non è il prezzo più basso di sempre, si è visto già altre volte a 2 euro, se non l'avete giocato recuperatelo subito, neanche lo introduco più. Wargroove invece è interessante a questo prezzo, perché abbiamo sostanzialmente una sorta di Fire Emblem, però non Nintendo, diciamo un gioco molto derivativo che però raccoglie quella lezione e insomma propone un RPG tattico a scacchiera, niente male. C'è anche un Doggo con elmetto in copertina, quindi per me è un must buy assoluto. Gioco stralongevo, straduraturo. Se siete rimasti male che quest'estate non avete potuto mettere le mani sul reboot di Advance Wars, Wargroove a meno di 7 euro, acquisto obbligato. Rayman Legends è uno dei migliori platform di sempre, ma se non l'avete giocato siete dei folli. Super Bomberman R può essere interessante, ma dovrebbe esserci anche una versione free to play, se non sbaglio. Purtroppo non sono un grandissimo appassionato del brand. 4,49€ comunque è un, diciamo, un prezzo che vi fa correre un rischio relativo nel caso prendeste qualcosa che non vi entusiasma a livello di gameplay. So che non è stato recepito proprio alla grandissima, sia quando è uscito, ma poi anche nel corso degli anni. Non è visto come uno dei migliori Bomberman di sempre, soprattutto per l'offerta contenutistica che non era proprio, diciamo, il massimo. Le collection dei Mega Man vengono spesso scontate, gli X sono i più moderni, sono i migliori, diciamo. Non è l'unica Legacy Collection in offerta, il prezzo è buono, 8 euro, perché no?
Io recentemente, tra l'altro, ho comprato con l'ultima ondata di sconti la collection dei primi Mega Man per NES, perché voglio fare lo storico del videogioco, è un brand a cui non mi sono mai avvicinato, e porca miseria, quanto erano difficili i giochi di Mega Man su NES. Senza save state per me sono impossibili da portare a compimento, e non invidio assolutamente chi era giovincello all'epoca e si ritrovava a dover giocare un gioco all'anno se andava bene e magari comprava Mega Man, immagino insomma la frustrazione. Mi sono arrivate anche delle segnalazioni su AI The Somnium Files, che la indicano come una graphic novel completamente fuori di testa ma straconsigliata, tra l'altro è entrata anche a far parte del solo risposte sbagliate di qualche settimana fa. Prezzo alla fine è contenuto, però se non sbaglio è presente anche all'interno del Game Pass, quindi se magari siete abbonati al servizio Microsoft pensateci un attimo, perché potreste averla relativamente gratis, ovvero pagando l'abbonamento al Game Pass. Andando avanti, non vi segnalo Immortals Phoenix Rising perché in realtà si è trovato a prezzi migliori, infatti non è indicato da nessun logo giallo. Ma perché no, andate di Castle Crashers Remastered, che è chiaramente uno di quei giochi perfetti per i saldi multiplayer, perché niente, è un gioco storico che ha segnato un po' l'apice, il picco massimo dell'esperienza Live Arcade su Xbox 360, è stato riproposto in tempi abbastanza recenti, nel 2019, anche su console moderne, e il mio consiglio è quello di giocarlo soprattutto se avete adorato e se state scoprendo il genere dei beat'em up a scorrimento bidimensionali. Un esempio recente è quello delle Tartarughe Ninja, Shredder's Revenge. Se vi è piaciuto quel gioco, se vi piace quel tipo di gameplay, magari non siamo a quei livelli qualitativi, ma comunque Castle Crashers rimane uno dei top multiplayer di questo filone e ve lo straconsiglio. Continuano poi le collection dei Mega Man, c'è la seconda parte dei Mega Man X, io vi consiglierei di prenderne uno alla volta, tanto c'è tempo, e chiuderei la prima pagina facendovi notare che comunque Crypt of the Necrodancer non sarà il prezzo migliore di sempre, però comunque per 4 euro vi portate a casa un signor indie. Però dovete avere un bel senso del ritmo, altrimenti è la fine. È il gioco base su cui comunque è stato costruito tutto Cadence of Hyrule. Se avete provato quello e vi è interessato, perché no? Tornate indietro e provate Crypt of the Necrodancer. Ora, in seconda pagina mi salta subito all'occhio, questo è un acquisto che dovete fare assolutamente, purtroppo ve lo dico ogni volta, ma a quanto pare il prezzo continua a scendere di volta in volta sempre di più. Narita Boy, ragazzi, è un action adventure bidimensionale pazzesco, qui ve lo vendono a meno di 9 euro, compratelo, ve ne ho parlato in più di un'occasione, è finito nei miei poti dell'anno scorso, andate a recuperare quella mini recensione, veramente un capolavoro di estetica e di narrazione che omaggia gli anni 80 in un modo fenomenale e non è mai derivativo, non è mai forzato, non è mai un sottoprodotto stanco di una cultura ormai sfumata, ma è qualcosa che rielabora in modo molto intelligente quelle suggestioni, e il fatto che abbia preso 74 su Metacritic per me è una cosa scandalosa e non capisco veramente come sia stato possibile. Io ve lo straconsiglio soprattutto a questo prezzo. Poi qui ci sono due consigli già un pochino più particolari, perché sono due titoli su cui ho messo gli occhi da parecchio tempo, non ho avuto modo di provarli direttamente, però io su Hoa e Rocky ci farei un pensierino, perché sono venduti entrambi a uno a meno di 6 euro, uno a meno di 7 euro. Abbiamo due avventure che potrebbero essere perfette da giocare sotto l'ombrellone. Oa è più un platform, diciamo, a metà tra il cinematic e il platform classico, dove sostanzialmente non c'è nulla che si oppone tra il giocatore e la fine del gioco. Infatti dura, ragazzi, due ore e mezza se vi mettete a fare i completisti, ed è più che altro una di quelle esperienze da vivere tutte quante d'un fiato. È proprio una di quelle esperienze, ragazzi, che accendete, ve la fate tutta in un'unica botta e niente, magari vi appassiona, magari no, però è un rischio che magari si può correre, e fa molto ridere che sia stato fatto dai PMG Studios, per i nostalgici delle prime incarnazioni di questo canale. E poi invece Rocky è un'avventura grafica, uscita mi sembra un annetto fa, no, 2020, ormai due annetti fa, e avventura grafica di quelle
classiche, più classiche non si può, con inventario, click, punta e click, eccetera, eccetera. Ne ho sentito parlare un gran bene, purtroppo io non sono un grandissimo appassionato del genere, e siccome il prezzo non è, di solito mi sa che è intorno ai 20 euro, sempre stato un po' tantino quando è uscito, quindi non mi ci sono mai avvicinato più di tanto, nonostante ne abbia sentito soltanto pareri stra entusiastici, non so come si dice, non so parlare in italiano, mi raccomando scrivete nei commenti tutti gli sfondoni che faccio. Quindi non lo so, se siete appassionati di avventure grafiche questo dovrebbe essere un buon momento per prendere Rocky, che non è un'avventura grafica sul pugile ma più che altro su qualcosa di scandinavo, così detto proprio in un modo bruttissimo e da super ignorante. A proposito di totale ignoranza sul mondo e su quello che ci circonda, ho sentito parlare molto bene anche di Rage an Ancient Epic, questo invece è più un action adventure che per una volta si discosta dall'immaginario classico e va adesso per la maggiore, ovvero tutto il pantheon norreno, quindi niente Odino, niente Thor, Loki, eccetera, eccetera, ma si va verso più l'immaginario orientale. Ne ho sentito parlare un gran bene, recentemente è uscita anche la Enhanced Edition, che dovrebbe essere una patch DLC gratuito, credo, anche su Switch, ma non vi so dare la conferma effettiva. Anche questa è un'avventura molto breve che si finisce in due sedute o in due sdraiate sotto l'ombrellone, perché no, un bel viaggio esotico ed epico. Io non l'ho ancora comprato perché in realtà ce l'ho sul desk da più o meno un anno e mezzo, l'ho scaricato tramite Game Pass, lo provo, non l'ho mai provato. Greek io ve lo consiglierei, ma in realtà c'è la versione fisica e viene venduta a poco di più, e un altro action adventure molto carino, niente di fenomenale, trascendentale, eccetera, eccetera, però perché no? Vi potrei consigliare anche Tony Hawk's Pro Skater 1+2, però ragazzi, praticamente lo regalano con il Plus questo mese, non lo so, mi sembra andarci a spendere 22 euro, anche se è prezzo dimezzato, e anche se si tratta di un remake fatto con i fiocchi, non vi so dire bene su Switch quale sia la qualità grafica, immagino abbia subito un downgrade corposo rispetto alle versioni old gen e next gen. Però, insomma, se non avete altre piattaforme dove giocarlo, prendetelo qua, secondo me, per portarsi la Switch in vacanza potrebbe essere perfetto. Andando avanti, ci riallacciamo a due consigli che abbiamo dato prima, ovvero Scott Pilgrim e Limbo. Scott Pilgrim, se avete amato appunto tutto quel filone dei beat'em up, dei picchiadura a scorrimento, questo è un gioco che poi c'è una storia molto importante dietro, perché si tratta di un titolo che era sparito dalla circolazione ed era sparito anche dagli store digitali per dei problemi di diritti d'autore, e solo recentemente, l'anno scorso, ormai un anno e mezzo fa, è stato ripubblicato da Ubisoft dopo anni di oblio, ed è un gioco molto figo, molto divertente, ve lo straconsiglio. E poi c'è Limbo, se non avete mai giocato Inside e non avete mai giocato Limbo, io non so dove avete vissuto negli ultimi 15 anni, recuperate immediatamente, 1,99 euro, si investono per due esperienze veramente fenomenali per quanto riescono a raccontare, pur non presentando neanche uno straccio di linea di dialogo. Pazzesco. Il potere dei videogiochi e della narrazione per immagini. Poi, grandissimo gioco per PlayStation 1. Andiamo avanti, vi consiglio Clubhouse Games 51 Worldwide Classics, trovate la mia recensione sul mio canale YouTube, ma il prezzo in realtà non è così conveniente, secondo me in edizione fisica si trova più o meno all'equivalente. Non sul mio canale, ma l'ho recensito su Every Eye, non ci abbiamo mai fatto il video sopra, credo, ma c'è, trovate l'articolo, Bloodstained, Curse of the Moon 2. Altro consiglione, se vi piacciono i Castlevania vecchio stampo NES, pazzesco, gioco bellissimo, non sottovalutato assolutamente, molto meglio di Bloodstained. Curse of the Moon alla fine doveva essere il side project uscito dalla costola del Kickstarter, e soprattutto con questo seguito si è confermato come in realtà l'attrazione principale di tutto il ritorno di Igarashi. Straconsigliato, stradifficile, strabello. Mentre se vi piacciono i survival horror, Remothered Broken Porcelain, se non sbaglio dovrebbe essere il primo gioco della serie, che è un po' un omaggio agli storici Clock Tower apparsi su PlayStation 1 e PlayStation 2, ovvero uno di quei survival horror dove ti muovi all'interno di una casa
e scappi da un maniaco del retro gaming. No, a parte gli scherzi, se non sbaglio dovrebbe essere il primo Remothered questo, che in realtà è quello bello dei due, perché il secondo ne ho sentito parlare molto peggio, soprattutto per dei problemi tecnici. Faccio un controllo al volo. Niente, come non detto, in realtà il primo è Tormented Fathers, e quindi niente, questo è il meno brillante di due, però insomma, se siete patiti di survival horror e rifuggete la luce anche quando siete al, al mare, ma dategli uno sguardo, anche perché di sicuro il primo è ad opera di un team italiano guidato da Chris Darryl, anche il secondo dovrebbe esserlo, dai, un minimo, diamo un segnale che crediamo nelle produzioni italiche. Valiant Hearts non ve lo consiglio solo perché, cioè, penso siano circa 15 anni, viene scontato a 4,99, ormai non se ne può più, prima o poi ce lo regaleranno. Andando avanti, abbiamo Blue Fire, bellissimo, bellissimo, dovrei avervene parlato nel video dei, sempre dei poti dell'anno scorso. 9,99 non è un prezzo che non si è mai visto in giro, ma è, immaginatelo come il Hollow Knight in 3D, veniva definito così. In realtà il focus è più sull'esplorazione che sul combattimento, e ricorda le fasi platform più complesse di Hollow Knight. Bellissimo, bellissimo, a me è piaciuto tanto. Qui pure Metacritic gli dà 71, non fidatevi di questi parametri, ed è più longevo di quanto potessi credere. Infatti, per finire la storia comunque ci vuole un'undicina di ore, non è pochissimo. C'è una versione fisica, sì, ma sta sempre intorno ai 30 euro, quindi per 9,99, ragazzi, bel titolo. Siamo arrivati a pagina 4, stiamo andando a un ritmo lentissimo, quindi velocizzerò un pochino. Se cercate un po' di distruzione ignorante direttamente dall'epoca dell'Xbox 360, la Remastered di Red Faction Guerrilla ve l'ho già consigliata un po' di volte, ve la riconsiglio anche adesso. Non mi ricordo a livello tecnico com'è su Nintendo Switch, però insomma si tratta di un porting da un gioco appartenente a due generazioni di console fa. Vedete, non è il prezzo più basso di sempre, veniva venduta a 1,90, infatti lo comprei a 1,99 e ancora non l'ho provato. Vabbè, questo è un altro discorso. Oddio, adesso viene venduto a 7,49, forse è leggermente tantino, più che altro perché sappiate che se vi foste svegliati prima potete comprare questo bellissimo action in terza persona dove si può distruggere qualsiasi costruzione fatta dall'uomo, potete pagarlo veramente poco più di un caffè o poco meno di un abbonamento al Porion. Tales of Iron l'ho recensito per Every Eye, un gioco che mi ha sorpreso, devo dire, costa ancora leggermente troppo, ma immaginatelo come un Souls-like in due dimensioni dove i topi seminano con le rane, narrato dalla voce inglese di The Witcher. Pazzesco. Questa è proprio la recensione in 30 secondi, neanche in 60, ma forse neanche in 30, in 15. Andando avanti abbiamo Arms. Non so, io Arms proprio non riesco a digerirlo. Super Epic è un titolo che in realtà costa sempre 1,49. L'ho comprato penso un annetto fa, ed è una sorta di Metroidvania stupidino, molto ironico, assurdo, che però mi ha divertito. È uno di quei giochi, appunto, 1,99 è perfetto. Dura anche molto più di quanto mai vi potreste aspettare da un titolo del genere. Ve lo consiglio. Se cercate qualcosa veramente di leggero e non impegnativo, e soprattutto stupido e fuori di testa, bella esperienza. Oh, e qui poi abbiamo veramente un... Oddio, no, abbiamo tantissime cose molto fighe. Attenzione. Allora, se siete invece dei nostalgici, appassionati di retro gaming, eccetera, eccetera, fate un pensierino su Moon. 11,19 non è un orario, ma è il prezzo a cui viene venduto scontato. Vi devo dire che inizia a essere interessante. Si tratta di un JRPG che non uscì mai dal Giappone, fu pubblicato unicamente su PlayStation 1 e che è stato, dopo 20 anni, 20, 25, è stato finalmente pubblicato anche in Occidente dopo che Toby Fox, l'autore di Undertale, ci ha messo una buona parola, ha detto tipo Moon, quanto era figo. E allora gli sviluppatori di Onion Games hanno detto sì, se lo dice Toby Fox ci possiamo fidare del feedback occidentale, e l'hanno finalmente tradotto. Non credo ci sia in italiano, ci dovrebbe essere, infatti è o in giapponese o in inglese, e viene pubblicizzato come l'anti-RPG. In realtà è particolarissimo. Il protagonista è sostanzialmente un ragazzo che ha portato a termine un JRPG e si ritrova poi all'interno di questo mondo dove deve riparare dai danni fatti dall'eroe che ha sostanzialmente ammazzato tutti i mostri senza motivo, e quindi c'è tutta una dinamica che lo allontana un po' dal mondo dei JRPG
ma lo avvicina di più verso quello dell'avventura grafica, una cosa particolarissima, non invecchiato nel migliore dei modi, però è uno di quei titoli da riscoprire, che sicuramente all'interno della storia del videogioco non ricopre un ruolo centrale, ma comunque ha segnato un tassello importante nell'evoluzione del medium quando si cerca qualcosa che non segue i binari prestabiliti dai generi. Quindi, se siete in cerca di qualcosa di un pochino più sperimentale, particolare, Moon potrebbe fare al caso vostro, ma allo stesso tempo, cacchiarola, Metaslug 5 a 3,49€. Il Metaslug 5 non è il mio preferito, ma Metaslug è un po' sempre sinonimo di qualità. E guardate, attenzione, c'è anche Stubbs the Zombie, solo 5,61€. Questo qua è un altro action adventure, sto per dire RPG ma non c'entra niente, che ha ricevuto voti. Stavo stroncando la critica, penso principalmente perché è stato fatto un porting pieno di problemi tecnici, in particolare su Switch. In realtà si tratta di un gioco molto particolare che uscì sulla prima Xbox e all'epoca mi piacque tantissimo, e non è certo un capolavoro, ma c'era una sorta di ironia dietro e di mosse completamente strampalate fuori di testa, perché appunto il personaggio è questo Stubbs, uno zombie che mi ricordo può staccarsi le mani e farle viaggiare, o fare tutte cose strane, insomma. Era super interessante, è un peccato che ne abbiano fatto un porting così scadente. Questo è il prezzo più basso di sempre, non lo so, se volete sfidare la sorte magari dategli un'occhiata. E poi vi consiglio, questo lo consiglio sempre, ogni volta che lo vedo impazzisco completamente, The Way Remastered, 0,99€, viene venduto sempre a questo prezzo. Se siete dei nostalgici dei vecchi cinematic platform alla Another World, Flashback eccetera eccetera, questo è straconsigliato. Attenti, perché è super difficile, è molto molto impegnativo, ma c'è una pixel art pazzesca, bellissimo, e secondo me il Metacritic di 63 è veramente troppo esagerato, si merita qualcosina di più, ovviamente rimanendo sempre nell'ambito del suo genere di riferimento, non vi aspettate insomma un God of War, ecco. Poi, continuo a pensare che i giochi South Park siano venduti sempre a troppo, dovrebbero scendere un pochino di più. Abbiamo il Banana Mania di Super Monkey Ball, 23€, un po' troppino. Snipper Clips, 20€, ancora troppo. Poi abbiamo i Bioshock venduti separatamente. I Trials Rising, ancora troppo costosi. Pumpkin Jack è un bel platform, ma è completamente sballata la stagione in cui giocarlo. Mi dispiace, non è questo il momento. Però è un gioco interessante perché è fatto da una sola persona. E vi dirò, cioè, magari fossero tutti così, giochi fatti da una sola persona. Crash costa troppissimo. Feudal Alloy, 1,50€, è un bel Metroidvania, c'ha qualche problemino tecnico però, almeno così mi hanno detto, su Switch. Vediamo, andiamo avanti. Holy World inizia a essere interessante il prezzo, ma siamo ancora leggermente troppo alti. Vediamo se trovo qualcosa di estremamente interessante da segnalare, se no direi che di consigli ve ne ho dati anche abbastanza. Guardate, il primo Guns, Gore and Cannoli è un run and gun carino, per intenderci alla Metaslug, che appunto, se i Metaslug ve li siete già fatti tutti quanti, cercate qualcosa in quello stile, perché no? Niente, poracci, volevo chiudere con una chiusura effetto, ma in realtà mi sono perso nei meandri delle monnezze su eShop, e vi segnalo giusto questa cosa abbastanza random. A pagina 21 c'è, cioè, Monster Hunter Rise più Sunbreak a 60€, che mi sembra un buon prezzo, gioco base per espansione, probabilmente le versioni fisiche le trovate anche a di meno, controlliamo. Effettivamente, poracci, a 63€ vi portate a casa Monster Hunter Rise più l'espansione Sunbreak. Però attenzione, perché come riportato qua dal disclaimer piccolino, in realtà anche comprando la versione fisica vi beccate il Sunbreak come codice di download, quindi fate molta attenzione, se lo fate per puro collezionismo sappiate questa cosa. Ma proprio per non perdervi altre offerte del genere sul fisico, oggi abbiamo parlato solo del digitale, se siete più collezionisti e vi interessa avere la cartuccia tra le mani e nient'altro e produrre così tanta plastica inutile, mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram delle offerte poracce, dove segnalo tonnellate, dozzine, migliaia
numeri incredibili di queste offerte anche d'estate, anche se un ritmo molto più tranquillo. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle offerte del giorno e soprattutto fatemi sapere se mi sono perso qualche bella affare o qualche titolo che secondo voi scontato va preso assolutamente. Non mi resta che darvi appuntamento prossimamente in questi giorni per nuovi video, anzi no, ci vediamo assolutamente domani per seguire in live insieme a partire dai 14:30 il direct di Splatoon, mi raccomando non mancate e niente, grazie mille, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto vacanzate duro. Io sono il Poro Sconti, Michele Caldo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Maniaco del retro gaming.